Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Ma i film di Hollywood sono fatti per deprimere lo spirito degli spettatori. I film di Hollywood non hanno mai mosso i popoli alle ribellioni per la difesa della democrazia, perché manca sempre un aspetto essenziale. Per esempio, nonostante il film Network mostri chiaramente come molti uomini del popolo siano diventati anch'essi dei Rain Man e in 40 milioni guardino Howard alla TV, alla fine mostra pure come il popolo rimanga sempre passivo e impotente verso il proprio interesse. Infatti, quando Howard cambia idea, quando si converte al materialismo di Jensen, e in TV comincia a parlare contro la dignità umana, il film inserisce il commento di un narratore che darebbe il quadro della reazione del pubblico. Alla fine della prima settimana di giugno, l'indice dello Howard Beale Show era calato di un punto e l'ascolto era sceso a meno del 48% per la prima volta dal mese di novembre. Ossia, il film narra che dopo 8 mesi di Howard Beale Show, il popolo si limita a cambiare canale e a ritornare ai programmi di intrattenimento delle altre TV. Ossia, non mostra che si formano dei gruppi che proseguono l'affermazione della dignità umana sopra i problemi. No. Cosa credevate? Hollywood è una chiesa gnostica, una gnostic church. Perciò il messaggio che propaga e propaganda è che il popolo riceve tutto dall'elite. E quando l'elite smette l'iniziativa, allora tutto finisce per il popolo. Perché il popolo deve percepirsi incapace di affermare se stesso di fronte ai problemi e alle élite. In questo modo, l'emozione generata dal film Network sugli spettatori è quella della depressione. Con la morte di Howard, anche se alla fine parlava contro la dignità personale, nello spettatore sorge la sensazione che tutto sia finito, che non ci sia più alcuna speranza. Questo accade perché nei film di Hollywood la vittoria del bene sul male a beneficio di tutto il popolo, il lieto fine, è data da un solo individuo, l'eroe. Ossia, il popolo deve essere sempre totalmente dipendente dall'iniziativa dell'eroe. In tutti i film e serie TV, il popolo ha semplicemente il sogno astratto della giustizia, mentre è solo l'eroe l'unica persona che è animata da una volontà attiva, concreta, fattuale di giustizia. Popolo, eroe. L'ultimo film di Hollywood in cui il popolo è stato mostrato animato da una ribellione autonoma per la giustizia
è stato Stargate del 1994, nel quale la rivolta di un popolo beduino contro il tiranno ha salvato i due eroi protagonisti, i soldati professionisti e un gruppo di giovani adolescenti ribelli del popolo. Questo è stato un film molto democratico. Infatti la produzione era anche francese. Nulla a che vedere con le battaglie di massa di Star Wars o del Signore degli Anelli, nei quali più che un popolo in guerra c'è un esercito. Concludendo questo punto, l'inganno di Hollywood, come delle case discografiche, che mostrano simboli gnostici, narrazioni gnostiche, come le piramidi, l'occhio, eccetera, è la propaganda della elitocrazia, in sostituzione della democrazia. Sono messaggi eversivi dell'ordine costituzionale democratico. Sono messaggi che ispirano il popolo alla delega della soluzione dei propri problemi a una personalità famosa, ad un vincente, ad uno dai principi molto giusti. Sono messaggi che ispirano il popolo al disinteresse, alla sfiducia nei partiti politici e nella partecipazione all'interno dei partiti. All'inizio di questo punto ho detto che i film non hanno mai mosso i popoli alle ribellioni per la difesa della democrazia perché manca sempre un aspetto essenziale. Ebbene, l'aspetto essenziale sarebbe quello di far vedere i semplici cittadini che compiono un'attività molto semplice, ma anche molto difficile da mettere in pratica. Infatti, per la difesa della democrazia, non è necessario organizzare guerre personali, fare esplosioni o prendere il controllo di un satellite, come ci fanno sempre vedere nei film e nelle serie TV. No. Per muovere un popolo alla coscienza della propria importanza, fino anche alla ribellione per la difesa della democrazia, occorre cominciare semplicemente a parlare con gli altri di cose importanti, anche se è difficile da fare. E poi si parla con gli altri non per convincerli delle proprie idee, non per litigare con chi oggi la pensa in modo diverso, ma si parla con gli altri per selezionare quei due che la pensano come se stessi. Nessun litigio, nessun nemico, il contrario. Con quei due fai amicizia e poi gruppo. Invece con gli altri otto, tutto come prima. Si continua a parlare con loro del meteo, del calcio, della pizza. L'importante per la democrazia, per la prosecuzione della democrazia, per l'esistenza della vera democrazia, sono i cittadini che si riuniscono in gruppi spontanei per pretendere dai politici la risoluzione di alcuni problemi specifici. E questo Hollywood non lo fa vedere non perché sarebbero storie poco interessanti, ma perché sono storie pericolose per l'elitocrazia. Per Hollywood il popolo è composto o da persone ilici, materiali, oppure da persone che devono risvegliare il proprio spirito, come quelli della trilogia di Matrix che scelgono di prendere la pillola rossa.
ma comunque sia, in entrambi i casi, o materiali o spirituali, tutti devono essere sottoposti e sottomessi all'elite spirituale, ossia alla Gnostic Elite. Tutti devono sperare nell'eroe, nel Neo One eletto di Matrix. Hollywood non concede al popolo alcuna possibilità di agire efficacemente per il proprio bene. Qual è stato l'ultimo film o l'ultima serie in cui un popolo, anziché un protagonista, si batteva per il proprio bene e per la democrazia? Chiaramente, se i film di Hollywood mostrassero questa dinamica, parlare di cose importanti con gli sconosciuti, con quelli fuori di casa. Voi la apprendereste dagli schermi, dai film, dalle storie, dalle serie TV, dai videoclip, dalle canzoni e poi le mettereste più facilmente in pratica. E invece Hollywood e le case discografiche questo messaggio non ve lo mostrano mai. E se io fossi al loro posto, farei proprio così. Perché avrei milioni di persone che vanno alla ricerca del loro campione, di quello che dice le cose giuste, di quello che è per i diritti, di quello che ha sfondato nella vita. E allora milioni di persone che si affidano a questi 3-4 personaggi. 3-4 persone che poi io riesco a corrompere come voglio, direttamente o indirettamente. E così milioni di persone sono più o meno controllate da me. Parlare di cose importanti con gli sconosciuti. Non ve lo faccio vedere queste cose. Perciò io non vi farò mai vedere l'esempio pratico di persone che cominciano a parlare, che cominciano su 10 persone a scartarne 8 e andare avanti con 2, e poi con la speranza che di quelle 8 scartate una o due poi vanno nel gruppo e così si diventano 4. Non ve lo farò mai vedere. E così rimanete sempre sottomessi, perché voi avete nella testa di cercare il campione, cioè il vostro dittatore, che è segretario del partito, capo dell'associazione, però alla fine voi vi sottomettete a lui, il salvatore, dittatore. O ci sono i partiti o c'è la dittatura. O la dittatura si impone da lui, un tiranno, oppure il dittatore siete voi ad eleggerlo e a delegare tutte le responsabilità a lui. Pensaci tu, perché tu sei bravo. Nell'ottava e ultima parte, perché i produttori di Hollywood lo fanno? E l'indagine sul primo simbolo gnostico del film Network Quinto Potere, il numero 98,16. E indagatore, qua c'è il prossimo video.